Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Sono 18.236 nuovi casi di Covid-19 in tutto il territorio nazionale nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino stilato dalla Protezione Civile Nazionale. I tamponi effettuati sono 185.320, la percentuale di positività ai test è pari al 9,84%, in leggera risalita, ieri era dell'8,7%. Dall'ultimo bollettino si segnalano anche 683 decessi e 27.913 guariti, che portano ad un decremento degli attualmente positivi di più di 10.000 unità. In questo momento in tutto il paese ci sono 635.343 persone attualmente positive. Il maggior numero di nuovi contagi si segnala ancora in Veneto con 4.402 nuovi casi e in Lombardia con 2.730. Scendono però fortunatamente i ricoveri in terapia intensiva di 71 unità. Sono invece 927 nuovi positivi al Covid, secondo l'ultimo bollettino dell'unità di crisi della Regione Campania. I tamponi effettuati sono 15.130 per una percentuale di positività pari al 6,12%, in linea quindi con la giornata precedente. Nuova impennata di guariti, ben 2.530, ma anche altri 48 decessi, di cui 11 nelle ultime 24 ore e 37 avvenuti nei giorni precedenti, ma contati solo ieri. Per quanto riguarda le terapie intensive, sono 119 letti occupati a fronte di 656 posti disponibili, mentre nei reparti Covid sono 1.656 posti letti occupati a fronte dei 3.160 disponibili. L'Italia intera è in zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio per mettere il Paese in sicurezza. E questo ciò che ipotizza il Ministro Speranza durante l'incontro con le Regioni, specificando però che dove si è attuata la zona rossa nello scorso mese c'è stato subito un brusco calo dei contagi, mentre le Regioni, che sono sempre state gialle, hanno subito un abbassamento della curva decisamente più dilatato nel tempo. Anche il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, condivide la stessa linea di pensiero. Troppo pericoloso tenere aperto tutto nelle festività natalizie. Ma se da un lato il governo sembra essere coeso su questa decisione, i rappresentanti delle regioni hanno pareri molto discordanti. Zaia, ad esempio, il governatore del Veneto, si è detto d'accordo alle misure più restrittive nel periodo natalizio. Toti, presidente della regione Liguria, invece tuona: perché devo imporre la zona rossa ai Liguri se c'è un RT sotto lo 0,7%? La conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al piano vaccini e nei primi giorni di gennaio partirà la vaccinazione di massa. Il commissario Arcuri invierà infatti alle regioni una sorta di libretto delle istruzioni per il vaccino, entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. Verranno consegnate il 90% delle richieste di dosi avanzate dalle regioni, e questo perché è stato stimato quindi che non si vaccinerà il 100% del personale sanitario previsto. La campagna di vaccinazione in Italia partirà con quasi 2 milioni di dosi di vaccino anti-Covid che verranno distribuite e inviate quindi alle regioni, annuncia proprio l'ufficio del commissario Domenico Arcuri. È proprio lui a fare il punto della situazione poco fa in conferenza stampa. Ascoltiamo un estratto. Non serve prendere esempio dagli altri paesi, dobbiamo essere noi a dare l'esempio e dobbiamo capire tutti che c'è bisogno di un ultimo sforzo. Nei prossimi giorni, per una volta, non dobbiamo pensare solo a trascorrere un buon Natale, ma piuttosto impegnarci a vivere un Natale buono. Sembra un paradosso, forse anche un po' forzato, ma a ben vedere non è così. Che cosa significa un Natale buono? Significa avere cura di noi stessi e dei nostri cari, fare tesoro degli insegnamenti che questa tragedia ci ha consegnato e che ormai fanno parte della nostra quotidianità. Significa essere prudenti, essere cauti, essere pazienti ed essere responsabili. Significa operare tutti, tutta la nostra comunità, per arrivare ordinatamente all'appuntamento con il vaccino. Nei giorni scorsi ho auspicato di non vedere mai più le foto
e i filmati delle nostre piazze e delle nostre strade così affollate come è accaduto nello scorso fine settimana. L'incremento dei controlli per il rispetto della normativa anti-Covid è stata decisa nel corso di una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, svoltasi in prefettura, oggi a Napoli, sotto la presidenza del prefetto Marco Valentini. La decisione rientra nella pianificazione approvata nella riunione del Comitato dello scorso 2 dicembre su specifici e mirati controlli in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade, anche sui mezzi di trasporto pubblico e privato. Tra le decisioni adottate c'è la sensibilizzazione dei sindaci dell'area metropolitana affinché vengano valutate la disciplina del traffico pedonale nelle aree di maggiore affluenza, ovviamente, nonché assicurino adeguati controlli attraverso le polizie locali sul rispetto delle misure del distanziamento previsto negli esercizi e nei centri commerciali. Nel prossimo fine settimana saranno impiegate complessivamente a Napoli circa 1.300 unità di personale, con un incremento di 200 unità rispetto al contingente impiegato ordinariamente, oltre ai militari delle forze armate dell'operazione Strade Sicure. Nella giornata del 24 dicembre poi c'è la possibilità della chiusura di esercizi commerciali, quali bar e ristoranti, anche per quanto riguarda l'asporto di bevande e generi alimentari e il loro consumo all'aperto, in aree del capoluogo caratterizzate da una conformazione morfologica che rende particolarmente difficile il distanziamento interpersonale e il transito dei mezzi di soccorso. Sono 131 intanto i nuovi casi di positività al coronavirus in tutta la provincia di Caserta, a fronte di 2.271 tamponi processati per una percentuale di positività ai test pari al 5,76%, quasi 2,5 punti in meno della giornata di ieri. I guariti segnalati nel bollettino dell'ASL di Caserta sono 638, ma rimangono comunque alti i decessi, ben 6 nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia nella provincia di Caserta a 351. Le città col maggior numero degli attualmente positivi sono Aversa con 473, Marcianise con 462, 358 a Caserta, 218 a Santa Maria Capua Vetere, a San Felice a Cancello invece 209 attualmente positivi. Tragedia sul litorale Domizio. Un sessantenne algerino residente a Castelvolturno è annegato sulla nota spiaggia del Lago Patria. L'uomo ha perso la vita dopo essere uscito in mare per una battuta di pesca sportiva proprio partendo dalla spiaggia. Lo stesso era in compagnia di un amico, anche lui sessantenne, che non ha potuto però fare nulla. Entrambi infatti si trovavano a bordo di una piccola barca quando, a causa di un piccolo foro, hanno imbarcato acqua. Dopo essersi resi conto che stesse affondando, hanno deciso di lanciarsi dallo scafo per mettersi in salvo a circa 400 metri dalla riva. I gestori di un lido si sono accorti subito che al largo qualcosa non andasse per il verso giusto e hanno allertato così i soccorsi. Un uomo dalla riva si è lanciato in mare con l'ausilio di una tavola da surf e è riuscito a portare il pescatore italiano in salvo, in evidente stato però di shock. Per l'algerino invece non c'è stato nulla da fare. La sua salma è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove nei prossimi giorni sarà eseguita ovviamente l'autopsia. Il Comune di Caserta oggi ha comunicato che sono stati completati i lavori di rifacimento della copertura della palestra della scuola di Amicis, che quindi tornerà nella disponibilità dell'istituto e sarà immediatamente fruibile dagli alunni alla ripresa delle lezioni in presenza. Ma c'è anche un'altra ottima notizia: il progetto completo di rifacimento del tetto dello storico edificio di Corso Giannone, di adeguamento strutturale e efficientamento energetico dell'immobile, è stato trasmesso dalla Regione Campania al Ministero della Pubblica Istruzione per il relativo finanziamento. Nella proposta inviata al Ministero, la Regione ha ritenuto già finanziabile anche il progetto di adeguamento strutturale del plesso di casola della scuola Vanvitelli. In buona posizione graduatoria, nell'ambito del piano triennale per l'edilizia scolastica regionale, anche progetti per il secondo lotto della Media Giannone e per il plesso di casolla della Dom Milani.
Prosegue intanto la bagarre che interessa il progetto dell'amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere sull'istituzione della zona a traffico limitato nel centro storico. Confcommercio, attraverso un questionario in distribuzione in tutti i locali commerciali della città, vuole infatti verificare come questa idea sia stata recepita dai commercianti e gli imprenditori del centro, non particolarmente entusiasti. Il provvedimento è contenuto all'interno del nuovo PUC in attesa di approvazione. Anche l'amministrazione infatti intende recepire entro il 31 gennaio le osservazioni al piano da parte delle associazioni e dei cittadini in materia in particolar modo di vivibilità, mobilità e accessibilità. Da qui il test che Confcommercio Caserta ha deciso di somministrare a ciascun esercente per sondare gli umori dell'intera categoria, composta quindi da 300 commercianti proprio del centro sammaritano. Passiamo come di consueto anche alla pagina sportiva. Un grande Napoli ieri è uscito sconfitto da San Siro per 1-0 contro l'Inter. Primo tempo avaro di emozioni, secondo tempo invece completamente diverso. I ritmi si sono notevolmente alzati e i partenopei hanno sfiorato più volte il gol. Al minuto 70 la svolta del match, Ospina a terra in area, Darmian per Massa, nessun dubbio, rigore e giallo a Ospina, ma Insigne offende il fischietto di Imperia che lo espelle. Lukaku realizza così il rigore e porta avanti l'Inter, per il risultato che poi si è cristallizzato. Non solo una sconfitta immeritata per gli azzurri, ma anche la tegola Mertens, uscito dal campo acciaccato al 15° minuto dopo aver messo in fallo il piede sinistro. Il belga ha lasciato il terreno di gioco in lacrime. Esami strumentali odierni hanno evidenziato un trauma distorsivo di primo o secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 3 settimane. Mertens ha già iniziato la riabilitazione che proseguirà in Belgio durante il periodo natalizio. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi alle 21.30 come ogni giovedì, un nuovo appuntamento di 30 minuti con. Intanto una buona serata e a domani con tutta l'informazione di Teleprima.